A livello di spese fiscali, quali differenze ci sono tra amministratore socio e il solo amministratore? E in più, quali vantaggi ha uno e quali vantaggi ha l'altro? Bella domanda. Allora, intanto potrei dirti che per quanto riguarda a livello di spese fiscali, se io considerassi il fatto di avere un socio che è amministratore con una busta paga, intendo, e quindi anche il solo amministratore, tendenzialmente solo come amministratore il costo rimane uguale, ok? Inteso che se io ho un amministratore esterno nella mia SRL, cioè un amministratore che non è socio essenzialmente, oppure un amministratore che è anche socio, ecco che quando gli erogo la busta paga il costo è uguale. Quindi a livello, diciamo, di spesa fiscale, di contribuzione, eccetera, la spesa è identica. Perfetto. Qual è l'unica piccola differenza, o almeno una delle differenze essenzialmente? Una differenza è che il socio, comunque, essendo che lavora all'interno come amministratore, è più soggetto al pagamento dei contributi INPS, ok? INPS commercianti come socio. Il socio lavoratore, diciamo, esterno, di fatto può lavorare anche nella parte operativa tendenzialmente, ma non può essere iscritto all'INPS commercianti, perché effettivamente questo amministratore esterno non è socio, quindi l'INPS non lo può aggredire. Invece, dall'altro lato, l'amministratore e socio che fa magari anche del lavoro operativo, ecco che lì di fatto, soprattutto se non ho elementi di prova per testimoniare che il lavoro operativo è fatto dai dipendenti o da altri soci, l'amministratore socio può essere facilmente aggredito dall'INPS e quindi gli possono aprire una posizione d'ufficio anche se la Cassazione non vuole, ok? E di fatto poi dopo è difficile andarsela a far eliminare, ok? Dall'INPS e quindi potenzialmente bisogna andare a fare ricorso in qualche commissione tributaria provinciale. Quindi a livello di spese fiscali, potrei dirti che per la tua SRL il costo è uguale, sia come amministratore socio, sia come amministratore che solo amministratore, perfetto. Però di fatto il problema è che il socio, ok, amministratore, è più aggredibile dall'INPS e questa cosa ovviamente è un problema, perfetto. C'è anche da dire che ci sarebbe un'altra tipologia di cosa da osservare, tra virgolette, di problema, no? Nel senso che tu puoi benissimo essere socio oppure avere una holding che controlla la tua SRL, okay? E mettere un amministratore esterno. Il problema è che l'amministratore esterno, dal lato, diciamo, tu come socio, hai l'amministratore esterno che ti può di fatto rubare i soldi, okay? Questa roba è un problema, cioè può benissimo, ovviamente agendo in fretta, sottrarti i soldi dalla banca, okay? E questa cosa è un problema. Quindi avere, diciamo, solo attività, avere un amministratore esterno è un problema, ok? Dall'altro lato, se tu fossi l'amministratore esterno che non fossi socio, avresti il problema che tu potresti benissimo accumulare utili nella SRL che tu amministri e poi dopo magari qualche anno il socio unico ti cambia e quindi tu di fatto hai lavorato anche per 10 anni, hai accumulato utili nel conto corrente della SRL che tendenzialmente pensavi fossero tuoi, ovviamente, e poi magari il socio ti toglie. Quindi il discorso di essere anche solo amministratore esterno, quindi solo amministratore e non socio, porta a dei problemi volendo anche a entrambe le posizioni. Quindi il socio amministratore, se io fossi amministratore, sarei un po' più tranquillo perché oltre ad avere il mio compenso, eccetera, posso distribuire e posso avere una fettina di utili essenzialmente e magari ho anche più controllo perché sono socio a 51, quindi non mi toglierà nessuno. Dall'altro lato, io essere solo amministratore di una società non è che mi farebbe stare tranquillo, perché di fatto anche avere un'ottica di lungo periodo su quell'SRL dove sono solo amministratore e poi dal giorno alla notte posso essere cambiato, non è che mi farebbe, diciamo, stare particolarmente tranquillo. Quindi a livello fiscale, di fatto, è molto simile, se non il fatto che l'INPS mi può aggredire come socio amministratore, ok, molto più rispetto al socio esterno, e sotto un altro punto di vista è più un problema di sicurezza e di controllo sul business. Ok, perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!